Come una delinquente mi state trattando? Come una delinquente? Avete trattato male la signora? Commissario, trattandosi di un arresto, noi abbiamo... E chi ha mai parlato di un arresto? C'è forse un mandato? No, commissario. Fazio! Carlo, puoi andare? Signora, io sono veramente dispiaciuto. Le chiedo scusa per questo spiacevole inconveniente. Io la tratterrò solo qualche minuto. Prego, si accomodi. Signora, mi corregga se sbaglio. Lei mi ha detto che la mattina dell'uccisione di suo marito, preparandosi per uscire, lei non notò niente di anormale. E che cosa dovevo notare? Per esempio, che la porta dello studio, contrariamente alle abitudini, era chiusa. Fui io ad aprirla quando entrai a casa sua. Chiusa la porta, che imbottanzate. Un'altra cosa. Quella mattina lei prese la corriera per fiacca, però scese a Cannatello. Aspettò la corriera in senso inverso e tornò a Vegata. Se l'ha dimenticata qualcosa? Ce l'ha detto il bigliettaio? I due bigliettai, per essere precisi. Beh, avevano ragione. Solo che la cosa non capitò quella mattinata là, ma due mattinate avanti. Si sono sbagliati di giorno. Questo è il coltello che ha ucciso suo marito. Viene dalla sua cucina. Lo riconosce? È un coltello. Coltelli così se ne vedono tanti. Questa la riconosce. Ah, ecco dove era finita. L'avete presa voi? Dunque è sua? Cacetto che è mia. E ad azzinare lo servizio buono. E si può sapere che cosa ci vuole fare? È molto semplice, signora. Mi serve per mandarla in galera. Ma che impazzito? Ora le conto io come andò la storia. Quella mattina la sveglia sona, lei si alza e va in bagno. Passa davanti alla porta dello studio e la trova chiusa. Lì per lì non ci fa caso, poi ci ripensa. Va in cucina, prende quel coltello dal cassetto e lo mette nella borsa ed esce. Prende la corriera per fiacca, però scende a Cannatello. Aspetta l'altra corriera e torna a Vigata. Qui trova suo marito pronto per uscire. Discutete, animatamente. Suo marito fa per prendere l'ascensore e lo segue e lo ha coltello. Poi entra nell'ascensore, va al piano terra ed esce dal portone. E questo è stato il suo colpo di fortuna, che non l'ha vista nessuno. E perché lo dovevo fare? Solo perché mio marito aveva chiuso la porta dello studio? No, signore. Perché dietro quella porta chiusa c'era Gherima, l'amante di suo marito. Ma lei mi disse ora che io in un'altra stanza non c'è già sé. Non ne ebbe bisogno. Lei venne investita da una zaffata di profumo che Gherima usava con grande abbondanza. C'era ancora nell'aria quando io trasi nello studio quel giorno. E secondo lei io picchinavo a ammazzare subito la femmina? Perché lei ha pensato che Karima, vedendola entrare con un coltello, si sarebbe messa a gridare, sarebbe arrivato suo marito e l'avrebbe disarmata. Invece facendo finta di niente, lei li avrebbe potuti sorprendere più tardi. Ah, e come si spiega, ragionando con la sua testa, che a essere ammazzato fu solo mio marito? Perché quando lei tornò a casa Karima già se n'era andata via. Mi scusasse, ma dato che lei non era presente, a lei tutta sta bella storia qui caccia condao. Le sue impronte digitali, sulla tazzina e sul coltello. No, sul coltello no. E perché sul coltello no? La tazzina è mia e il coltello no. Anche il coltello è suo? No. C'è una sua impronta digitale, chiarissima. Non può essere. Lei dice questo perché ha coltellato suo marito con i guanti che aveva messo per uscire. E difatti, l'impronta non è di quel giorno, ma del giorno prima, quando lei usò il coltello per pulizzare il pesce. Poi lo lavò e lo mise nel cassetto. L'impronta non è sul manico, ma sulla lama, proprio sull'attaccatura. Se vuole andiamo di là con Fazio, prendiamo le sue impronte digitali e le compariamo. Samere dava a morte capice. Sa voleva spassare un domeletto con la puttana. Lei mi vuole far credere che agito per gelosia? Mi dispiace, signora, non ci credo.
Lei aveva già ricevuto 3 lettere anonime, avrebbe potuto sorprenderli quando voleva all'ufficio. Ne faccio ste cose. A mio mi levo sangue alla testa. Appena capì che saportava a casa mia, saportava, da me casa. Io credo, signora, che a lei il sangue alla testa sia andato qualche giorno prima, quando ha scoperto che suo marito aveva ritirato una grossa somma dal suo conto in banca. Commissario, 300 milioni! 300 milioni, è una grandissima gioia! Se non lo fermavo, tutte cose si ci pigliava. Chi due era capace che si faceva mangiare magari a casa? A mia casa. 300 milioni! 300 milioni!